Non molto tempo fa è stato curato un fascicolo, il bollettino, il numero della rivista trimestrale da parte dell'Osservatorio Cardinal Vantuan sul distributismo, cioè quella dottrina socio-economica. Che prendeva spunto dalla enciclica Rerum Novarum del 1891 di Leone XIII. Poco però si è sottolineato del distributismo culturale, di cui oggi vorrei parlare maggiormente, e di cui l'amico Michele Beltramello, direttore della scuola parentale Celeste, celeste vuol dire dal cielo, e presidente dell'associazione Arca Pulcritudinis ci esorta a considerare. Ecco, questa associazione significa appunto Arca Pulcritudinis, custodia o contenitore di bellezza. E in questo senso è stato fatto per il secondo anno il premio Guareschi. Che cos'è quindi innanzitutto il distributismo culturale? Come il distributismo classico di cui abbiamo accennato e abbiamo parlato in quel numero apposito dedicato al distributismo, esso si contrapponeva nella risoluzione della questione operaia al capitalismo e al social comunismo. Ecco, in questo modo anche il distributismo culturale cerca di opporsi, dovrebbe opporsi al monopolio culturale. Di stampo capitalista da una parte, nel senso delle fonti dei mezzi di sostentamento che imperversano i media, e al totalitarismo di tipo social comunista di stampo gramsciano. Ecco, si ricorda in questo senso la cosiddetta egemonia culturale elaborata da Antonio Gramsci. Cosa li accomuna? Li accomuna. Sia questo eh, senso capitalistico e quell'altro social comunista, una visione, un senso anticristico. E quindi ciò che caratterizza eh, l'egemonia culturale di stampo, non solo gramsciana, ma nelle fonti e i mezzi anche capitalistica, è la manipolazione o l'omologazione culturale di cui siamo un po' tutti succubi. Questa situazione non considerando la centralità di Dio nella nostra vita, ha generato un devastante circolo vizioso, soprattutto per quanto riguarda la produzione letteraria, letteraria che poi veicola film, veicola canzoni, veicola allestimenti teatrali, e influenza anche l'arte figurativa e così via. Quindi alla stregua di Leone XIII, che indicava una via cristiana alla soluzione del conflitto economico sociale, ovvero la cosiddetta questione operaia, così ci si dovrebbe porre dinanzi all'egemonia culturale appena ricordata. Siamo consapevoli, come ci indica lo stesso Michele Beltramello, dell'arditezza di questa proposta. Ma, come con le scuole parentali, ne è necessaria la comprensione innanzitutto per elaborare un progetto organico di distributismo culturale il quale consta di due punti essenziali. Il primo che i singoli o meglio le singole comunità si impegnino a riprendere in modo forte il loro diritto dovere alla cura, alla promozione, di una cultura autoctona, autoctona propria a livello locale, che sia una cultura di buona qualità, che accentuando il principio di sussidiarietà, uno dei quattro principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, sappia allargare e far riconoscere la propria specificità. Secondo punto essenziale. Che si cerchino realtà vive da questo punto di vista per collaborare farsi conoscere sostenere vicendevolmente e qui c'è anche un'elaborazione oltre che il principio di sussidiarietà quello di, so, di solidarietà ad esempio in questo senso si auspica come esempio una piccola casa cinematografica oppure anche un, un modello di Trascrizioni teatrali, ecco un auditorio anche musicale e così via. Considerando ancora che la produzione letteraria è quella che veicola maggiormente altre espressioni artistico-culturali, senza tuttavia dimenticare. L'essenza della centralità della presenza centrale di Gesù Cristo nella nostra vita vi è da rimarcare l'importanza del senso comune, cioè quel senso comune originario, esistente nella gente comune contro queste elite del potere culturale dominante. Ecco la sfida quindi è abbastanza allettante e in questo senso si vuole arraggare il concetto di distributismo anche a quello culturale, facendo proprio le parole di Dostoevsky che vado a leggervi che sono molto indicative. Diceva Dostoevsky l'obiettivo è quello di perseguire invece quello di tornare alla forma culturale che ha sempre caratterizzato l'Italia. Ecco sentiamo quindi le parole di Dostoevsky. Per duemila anni L'Italia ha portato in sé un'idea universale capace di riunire il mondo, non una qualunque idea astratta, non la speculazione di una mente di gabinetto, ma un'idea organica, frutto della vita della nazione, frutto della vita del mondo, l'idea dell'unione di tutto il mondo, da principio quella romana antica, poi quella papale i popoli cresciuti e scomparsi in questi due millenni e mezzo in Italia comprendevano che erano i portatori di un'idea universale e quando non lo comprendevano lo sentivano lo presentivavano la scienza, l'arte, tutto si rivestiva e penetrava di questo significato mondiale Ammettiamo pure che questa idea mondiale alla fine si fosse logorata, stremata ed esaurita. Ma cosa è venuto al suo posto? Per che cosa possiamo congratularci con l'Italia? Che cosa ha ottenuto di meglio dopo la diplomazia del conte di Cavour? È sorto un piccolo regno unito di secondo ordine, che ha perduto qualsiasi pretesa di valore mondiale. Cedendola al più logoro principio borghese, un regno soddisfatto della sua unità, che non significa letteralmente nulla, un'unità meccanica e non spirituale, e per di più un regno pieno di debiti non pagati e soprattutto soddisfatto del suo essere un regno di secondo ordine. Ecco, questa era la diagnosi che a fine 1800 faceva il grande Fyodor Dostoevsky. Facendo quindi proprio queste parole di Dostoevsky, ecco che il compito del distributismo culturale cristiano è far respirare questa atmosfera comune, universale, privilegiando, come abbiamo sinteticamente pronunciato, che il piccolo è il bello. E farei quindi una seconda ultima lettura in questo senso per ribadire e far capire la sfida che abbiamo dinanzi a noi dobbiamo tornare a far rivivere quello che per noi è sempre stato normale, cioè che ogni campanile ha il suo dialetto, ogni parrocchia ha il suo patrono, ogni collina ha il suo vino, ogni località le sue specialità culinarie, ogni area la sua produzione tipica, ogni paesino il suo tipo umano con relativo carattere. Fino all'altro ieri Ogni villaggio aveva il suo musicista, il suo poeta, la sua canzone, e aveva la più bella e il più bello del paese. Oggi essi sono stati sostituiti da corrispettivi caratterizzati da estraneità alla comunità di appartenenza e omologazione, in quanto queste figure sono pressoché le stesse in ogni angolo del mondo. Dalla stessa realtà di carattere universale, declinata in ogni contesto in modo diverso, alla stessa declinazione culturale, spesso prodotta artificialmente, imposta ed impiantata come un'erba infestante in ogni contesto. Qualco il risultato finale che sta sotto gli occhi di tutti di un totale appiattimento, di una omologazione e di un diabolico impoverimento. Questo è proprio il processo che con il distributismo culturale vorremmo spezzare, vorremmo invertire. Quindi proponiamoci, pensiamoci quest'estate e buon distributismo culturale a tutti.